Ciao Dio, allora. Amore, che vuoi fare? Peppino pazzo. Oh, sto venendo a platone. Oh, che gente faccio un muro. Io non sono che concentrato, dopo fatta io faccio assaggio. Buongiorno. Ciao. Facciamo vedere un po' come abbiamo incatastato. Per le buste della spesa. Alcol, Red Bull, pasta. Allora, Nicola, tu che ora non sei presente in questa macchina ma guarderai questo ben vlog nuova. O ritorna, quindi non ha dato train, che c'è da sta, vai. Per un attimo avevamo perso le pentole. Ragazzi, c'è tutto, c'è tutto, vedete? La cucina, cucina, forchetta, non sono spenti, eh? E iniziamo con questo primo pranzo qui in diretta da Marina di Vietri. Dopo, senza digerire, senza niente, ci buttiamo in piscina, ce ne saliamo, facciamo un bel drink, abbiamo preso una vodka. Quindi... Dici la verità. Sembra bravo. Non va a farmi. Bambino, quando mi dici mi ho comprato, si mette l'H. Questo vlog durerà un'ora e la davretto quando? Poi due pazzi ce le compro, bambino. Corto, bambi si faranno in piscina, bambi. Oh, ecco. Chi se lo fanno lì, abbiamo morito, noi siamo a via tre bicchieri vetri. Ma sarebbe andato in dentro. Io lo vedo, sembra piantato, eh. Boh, grafè, tu non hai mai spiegato niente, spiegano poco tu mo. Ma che cazzo? Penso che arriva a essere molto attento. Perché ci cammare sta di giù. Siamo fermati qui in spiaggia, abbiamo bevuto una birretta qui a riva di mare. Questa sera abbiamo detto, ci siamo promessi che conoscevamo, conosceremo, conoscessimo, conoscessimo dal mare. Avremmo conosciuto delle ragazze, dei visi nuovi. Quindi Raffaele questa sera ci mostrerà come bisogna approcciare. In questo caso diciamo è un approccio giulianese, ma comunque un approccio. Ivan, fanno le blatte, sì, faccio le blatte e le biscotti. Per un abbraccio su tasca che la userà come tacco. No, come metti in da casa? Come tascia blatta. E questo signore lo segue a pescare la pazza. Peppino pazzo, Peppino. Qua c'è un problema questa sera. Per il ritorno a casa ci facevano paura le scalinate, ma c'è un'aggiunta. Ci fanno paura ancora le scalinate da salire, ma sulle scalinate ci stanno i blatti. C'è proprio... Invece di dire blatto, io dici blu. Ah, mi sono blu. Ma giusto, non passate a capo che sta di blatto, per scusa che mamma va a sentare giù. No, però, chi scia, fia. Mi sa che la ci sta la sala di furbino mentale. Non ti rifrescia. Tengo frescia forte. Ma come ne però tu sa di scialo, non ti viene ancora. Si è stracciata la madonna. Mi vanno mi affitto un Brexit Rock Stand. Ce la faremo mai? Intervista a questo, ricordo? A mezzo. Non è che ci messo mezzo. Guarda, no, com'è bello il suo. No, è una brata bocca. No, bambino, fammi accorto, non per la che stavamo, bagno, che era bacio pure. Oh, sto venendo a platone! No, non è a platone, è una vespa, una mosca. Oh! Mi dicevo, a 5.
No. Voglio usare la perseguitanza su quattro terminali. No, voglio usare per stanno qua. Tiamo. Facitoci un attimo uscire, scena qua. Va, poi voglio uscire di mimo. Non vi per più, eh? Frate mo. Frate mo, ti ringrazio. Lascia sta, falla mangiare. Esci, va, senti. Ma pare un gigante che lascia sbagliato. Non mi ricordo se mi è stato il tasso ponte. Poi vado a fuori a qua. No, oggi non è ricca. È legata le scaline. No, oggi... Ma chi è chi? Oh, che gente faccio un muro? Hanno scelto. Hanno scelto. Guardate che pesanza scaminato. Voglio... No. C'era ferrite. E schere! Sottamente sul lato, non è proprio sul pescato. No, basta che tira giù, vabbè. Tira, 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 tira. Come si sta? Come si sta? Fresco. Oh, ma che non mi sono ripreso, no, sono ripreso poco. Ciao. Chi è? Stacco? Aspi, fammi fare un stacco prepotente. Aspi, non te muovo. Buongiorno, il nuovo arrivato, grazie grazie per l'ospitalità. Buongiorno. Buongiorno. Sono le 14 e 3 minuti. Chi si... Sto da ieri, non puzzo ancora. Ci stiamo provando veramente per andare a Maro. A Maro perché i pescetti sono un fresco, lui fa Maro. Benvenuti all'inferno, sono Dante e adesso abbiamo varcato la porta degli inferi in questo viaggio fino alla spiaggia, a Javavu. Sì, stanno surando il lento. Facciami chi d'amore. Scusate, sono in una situazione dove veramente io mi sono fatto una sessantina di chilometri, siamo di fine qua perché andiamo a Vietri. Sono andato a Vietri, siamo andati in piscina, abbiamo una bella camera, siamo andati a mare, l'acqua sporca. No, l'acqua era un poco sporca, c'era l'acqua è nera. L'acqua è nera, c'è la bandiera nera. So c'è una panza, giudicate. Ma non la vedo. So c'è una panza, giudicate. Arrivata la panza, Carmen. Oh, 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 oh. Sì, stavate dicendo? Siamo andati a prendere qualcosa di fresco. Sì, allora ho dimenticato il portafoglio, Raffaele paga perché lui è un ragazzo di cuore. Non andiamo a casa, ragazzi. Seguite questo ragazzo perché è un ragazzo di cuore, ha un cuore grandissimo con un portafoglio. Tracchi soldi. Non sta cagata proprio, mi viene manchi in mosca, one and one like. Manchi in mosca, perché non considerano. Raffrontiamo insieme, pure in zano, temporale. Bambi, come fa una foto? Dai, 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 facciamoci una foto. Si vuole sempre la nuotare. Però il fatto è che la camminata è bella dura. Noi dobbiamo salire dove sta quel campanile bianco. Comunque la camminata è ripida. Stanno pure anche i pantofoli. Le scarpe non me le metto perché sono più pesanti. Quindi sarà ancora più faticosa. Però ce la faremo, ragazzi, ce la faremo. È stato un problema, non mi ricordo neanche chi c'aveva la casa. Yeah! Quando è che l'amore sullo turistore sarà, allora scoprirai la differenza che c'è sta tra un morso e nu. Ma allora ragazzi, Nicola sta in calore. Nicola, capai che seguito a fare vacanza ai biz. Sta scanfiamo da tutte parti. Verrà. Io ma sul vlog qua c'è stato dopo fatto che io faccio assaggio di cavolo. Dai Raffaele, quando siamo stanchi. Non c'è niente da fare ragazzi, è sempre lui quello che si distrugge, non ce la fa più. La vacanza un pazzo. Faccio il bagnetto io.
entrata no, ma a finale sempre per un buon culo assaggiare. Ma no, che me fa? E me magno. Me magno. We are to going eat because very hungry. Siamo in una magnacca di massa, ma non mi fa. Canadini siamo in italiano, ragazzi. Io chiamo rotondino. Io chiamo rotondino che si mongoloide. Ma guarda, passiccia oggi. Lui sta in ristorante, lo stanno i buoni, l'uccello, buono, la cameriera, il panno. Allora, fra, questa sera devi saziare il palato. Siamo sul palato. Bambino, Carmine ci va, è arrabbiato con te. Perché? Non mi hai fatto nulla. Sono curioso di sapere dove è che lo cassetto ci stai. Se smette la maglietta di cazzone, non ci sta buono, scagna un cazzone. Poi ci piace il cazzone, non ci piace la maglietta, scagna la maglietta. Io penso che a ognuno di noi questa sera, in questo momento, deve dire una cosa saggia. Comincia Nicola. Allora, comincio io, una cosa saggia, ma come porto ce la dire saggia, e facciamo con me. No, devi assumendo, aspetta, dai. La scarpetta nella zuppa di cozze. Sai quant'anni che si impregna un pane? Sì, bravo. Oh, il momento dell'assaggio. Nicola. Allora, tocca a te, sta per il culo Nicola. Adesso non ce l'ha più bene. È una riccia, biondi. Qualcosa di saggio. Di saggio. Sì, di saggio. Non saggio. Non fare le cose perché ti vengono dette, ma dillo di averle fatte. Perché un giorno quando le farai, non le farai perché qualcuno te l'ha detto, le hai fatte perché l'ha voluto fare e tu l'hai detto. Ci facciamo detto. Il saggio dice? Allora, a libertà è una cosa ciucca, non è due. Se vi trovate in una situazione difficile economica e pensate di fare qualche rapina, furto, truffa, volete fare qualcosa di illegale e perché venite arrestati, non fatelo. Perché avete la libertà e siete liberi, potete sempre avere una speranza e una possibilità. Bravo Camilo. Qui ci sono qui ci sono tanti personaggi, bambino, questa sera qui con noi. Puoi prendere a Carletto, per favore? Qui è Carletto, il gamberetto. Poi abbiamo Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi abbiamo il Rotondino. Questo si chiama Dino, il Rotondino. Poi abbiamo il Mu. Capelli con Cecilia. A metà. Mio figlio mi ha fatto scendere per fare una foto. Mandaci battere però. Stupido. Solo perché fanno i foto. Allora, non so. Allora, tu soffri perché noi ci facciamo le foto. Siamo usciti, siamo seguiti. E tu sei dietro alla telecamera, quindi nessuno ti conosce. Ivan, io sono famoso e mi faccio le foto, va bene? Quello è il tuo problema, non mi capire. E tu? Che scusa tu trovi? No, ma ci fate la foto qui. Sia vita è cara. Eh? Vattene a cara vita. Allora, io sono andato a fare con lui, siamo andati Nicolò Miezzi. Chi ci ha scavo Nicolò? Vai, il momento sempre. Ragazzi, ho capito che la gente sta vedendo le storie che noi siamo qua, sta venendo appositamente. Quel ragazzo, a te ci spese 10 euro di parcheggio, ci consumati solo di scappa, poi veniva a fare la via tutti, e tu ancora dirai, sai, il ristorante. Hai capito? Allora, ragazzi, abbiamo pagato il conto 180 euro perché abbiamo preso una bottiglia di vino. Poi Nicola Rob sta prendendo un bicchiere di vino a spada. Si può stare un altro bicchiere di vino? Chi l'ha buttato la bottiglia apposta? Che Nicola si stava facendo un bicchiere? Chi ci ha trovato la bottiglia? 180 euro. Siamo in spiaggia perché dobbiamo, come si dice, un termine molto italiano, dobbiamo alleggerire e sta la gente accampata. Ma io non lo so, veramente vorrei far posteggiare questi ragazzi, ma me la vedo io, se mi dà la possibilità. Cioè, ma perché ci guardano tutto quanto? Ma si muove così? Che pare mi piscio. Distanza, un po' di distanza, che adesso ci manca il nuovo, sono figli a beta. Abbiamo un casapesenno. È un uovo. Un uovo nuovo. Ascolta queste parole, non dimenticare mai. Siamo ritornati nella nostra umile dimora. Questo è il nostro. Dimora? Nella nostra umile dimora. Questo è il secondo giorno, è la fine del secondo giorno. Ma spiccio il tonno è stato. Cioè, guardate la differenza, il primo giorno sera scendiamo a mangiare 15 euro.
secondo giorno ce ne aveva mangiato 100 euro. La prossima volta non scendiamo più. Questo, la morale di questa cosa è: quando vuoi spendere tanto spiega. Va bene, perché ieri una cotoletta ci ha bastato, ci siamo arrotolati, stiamo sazi. Questa sera amor tu pesce. Ma non ho capisce. E ogni tanto questo si va. Ma da un anno che pesce che treva. Volevo stare. Fratru. Nico, che ne fa? Che ne è? Non è un profumo originale, è l'essenza. L'essenza profumo. Io c'è l'essenza, no? Che fa? State a Ibiza, state al Pascià, state allo Space. Siete amica nostra del Capo Paradiso. Noi siamo a Vietri. Stiamo a fare una walla da tanto. Ecco, ma sempre trovare scusa. E mi chiamo ancora quel sentista voce. Ci chiamo il tuo papace. Tu mi giuro che avrei che le sinceroso. Per i vostri battesimi, matrimoni, comunione e cerimonie, contatta a me la rido. Grazie Nicola da lontano. Grazie Nicola da lontano. Devo farmi questa vacanza in disparte. E domandi vai, ma te la metti? Ma chi l'ha invitato? Oh, ma questo è fui! Sei merda! Non ci facciamo l'anguriata. Che supplè di zucchero. Ragazzi, ho messo il bambino a svuotare l'anguria e fare questa bella anguriata alcolica. Mamma mia, mettere la cuffia, carne pilai. Ma ci messo un mullone di capelli. Ma io, voi non potete sentire il profumo. Chiamami mamma gin, di Saron, Schweppes sa pompelmo, e tu li fruttaci. Aita, cala, cosa, facci un tosto. Sta da loco del posto. Poi diciamo qua abbiamo 3-4 bambine, diciamo, abbiamo aperto il libro. E niente, io mi sono, perché mi sono alzato, perché comunque il sole non c'è più, sono andato il sole e mi sto asciugando. Una volta asciugato, mo c'ho fame e una cosa molto importante, devo fare una cacca. Camminavo, perché stasera non siamo usciti? Perché non è vero. Luca, secondo te perché stasera non siamo usciti? Perché siamo a Dermut. Ah, ok, un'altra risposta. Se tutto per me, ma tutto era niente per me. Che coraggio di una moda. Stava una canzone che scattato un po'. Buongiorno, no, il land, aspetta. Buongiorno, Agiu! Agiu, comunque, anche oggi ci sono le ragazze. Oggi dobbiamo che fa, Agiu, quindi... Oggi si fa, si fa. Parla anche un cazzo. Caffè alle 5, devo scendere una poco, 5. Sui 7 e mezzo. Prima là. Ma siamo a tavolo tu quando che eravamo a mangiare, per poi ce ne rimasto solo me a te. Ma sì, tu e io, quindi. Ma a questo punto io va. Ma ci stanno proprio, abbiamo fatto così. Nicola, ti eri spaventato che ti facevano pagare tutto a te, è arrivato subito io. Anzi, Nicola stai nervosendo perché ora deve arrivare la frittura. Scusa, perché non è pronta la frittura? Se non è pronta non fa niente, No. Nico, come si ribelle, Nico? No, mi sono una cosa. Questo altro io lo asciutto. Ehi, un cazzo, dovevi giusto bicchiere vino. Eccolo ragazzi, sta bevendo, si è nervosito. Meglio prevenire.
Che bello il vino. Io lo sfacci, perché tutti i tavoli poi stava pronto, due minuti stava pronto. Ma quando cazzo mi ha buttato? Ma non mi ha detto. Io dicevo che sapevo bere, chi era vinto? Puoi spiegare cosa hai fatto? Ma ci sono bozzello, però no, non mi stai bene. Praticamente voleva che ci avevamo piatti già ambresse. No. Cioè, mi sono borgere, sei zazzi, sbattuto, sei portato vino. No, ma non fatto. Ne capiti? Chi sei venuto a cattare sigarette? Voi andate a fuggire, se sono nevorista, stacchiamo papà. Aiuto. Abbiamo una taina a Nicola. Che schede! Lei è la piccola Giulia, la figlia di Amadeore. Giulia Remi. Giulia Remi. Giulia Rema. Rema. Giulia, non vuole Remi. Giulia Remi, Giulia, Giulia, tu Remi? Amedeo, Cesare Rosso. Dai! La galletta? Ragazzi, va bene. Forse è meglio se non dormo un drama. E su cuore di non si innamorava. Ma rimane, non trovo ancora forze da poter chiamare. A voglia di voler chiamare. Scusa, mi è partito un po' di Mimmo Dani insieme ai Remi. Io comunque a Nicola ci fate nipire. Amore, oddio, amore, che vuoi fare? Mamma. Penso di poter andare a casa da qui. Così va bene, amore? Va bene così, amore? Dai, amore, che devi fare? Ti stavo pur te, tocco, oggi però. Amore, grazie della costruzione delle scarpe. Me lo puoi togliere? Grazie. Yeah, rimane che andiamo un uomo di paese, chiamiamo gay sul mare. Ma io sto facendo fare un po'. Ma chi, Nico? Ma giù comunque niente. Buonanotte, ragazzi! Buonanotte, amore mio. Ciao amici. Va bene, vai giù, sta buono qua prima. Allora amici, ci sono in mezzo alla piazza questa volta di giorno perché io ne so, ci loro hanno tucce nel semplicissimo. Perché di giorno si fa quello che non si fa di notte, perché a notte baciamo manco cazzo, allora mi facciamo cose due. Pronto! Non si è mangiato il gelato, ragazzi. Ho portato a mangiare gelato e non si mangia gelato. Mi merda. Forse perché sul gelato non era gelato, era cavolo. Musica triste. Quell'uomo povero, senza un pelo in testa. Tutto sentimento, da solo camminava queste strade isolate di gente che non lo cagava, fissava le persone con la speranza che qualcuno gli parlasse, ma lui niente. L'uomo che si sentiva solo al mondo, si guardava intorno cercando un'amicizia, una storia, niente. Il cane. Ha trovato il cane, il migliore amico dell'uomo, nemmeno il cane lo voleva, gli dorava i piedi per vedere se puzzava. Confermando, il cane alzò la gamba. Non si arrendeva in cerca della sua felicità, del suo amore e di ciò che poteva renderlo felice. Quell'uomo con gli occhiali perché voleva vedere lontano, quegli occhiali che lo facevano guardare oltre tutto, oltre tutti. Osservava il mare, osservava gli scogli e vedeva una certa somiglianza con lui. Quell'uomo attraverso il pontile, in cerca di comprensione dopo la delusione d'amore che aveva avuto, prima di fare una pazzia e buttarsi a mare, stava cercando conforto. Le persone lo scansano, vedete, c'ha tipo la rogna. Si sta avventrando, eccolo, si è affacciato, sta vedendo se è profondo, è immerso nei suoi pensieri, sta calcolando la traiettoria giusta, sta cercando il coraggio, non riesce a trovarlo. Questa è la fine di un uomo deluso dall'amore, una corsa staccata dal suo scoglio, un ammerroida perso nella mutanda. Aspetta, devo durare un attimo. Ha rotto un saluto tu. Il mio posto è saluto. Questo svenenna e creature si hanno fatto a foto e mo se ne sta niente. Oh veramente, frate,
Tu dico che a me non tengo gene, passa la palla a te. Passa la palla a me, ma che vola, in un bazzino, manca a palla a volo. Sente che ti riga, ti piglia e ti stracci, non pazzi a palla a volo, ma ne manca a calcio. Sono con Manucci dove una bascia in un palazzo che bussa. Nicola si è fatta ancora da ira a vino russo. Ho veramente piglia a capice, si è incazzato quando Killen ci ha portato un calice. Già buttato un calice, voleva ovina, però poi si è ingazzata, pareva un babbuino. Sente che ti riga, manco un capo cuolla, pigliato vino e se l'ha mandato in cuolla. Ragazzi, questa è l'ultima volta che vedremo questa vista, questo splendido paese. Tutto questo lo rivedremo solo da questo vlog. Facci Nicolo. Ma fai amore, mamma, scusate. Stasera proseggeremo. Ultima sera abbiamo deciso di metterci tutti in camicia, perché ha detto Luca Arena ci dobbiamo fare la foto sulle strisce pedonali come i Beatles. Ragazzi, vediamo il mio outfit: camicia verde militare, scarpa verde militare bianca, casino bianco, pantaloncino nero con striscia verde militare. Reale 700 euro 70 euro questo 200 euro le scarpe. Questa sera l'obiettivo è sempre quello di fare nuove conoscenze, di posteggiare e posteggiare. Ma per me, per Nicola. Posteggiamo, facciamo, conosciamo, guagliuno, cosa? Ciao, mi tocco qua, guagliù. Voglio niente. Ciao, ma tu. Buonanotte, ragazzi. Giungendo a termine, è stata una bella vacanza trascorsa con i miei amici. Veramente quest'estate abbiamo conosciuto tante persone. Già fatto mancare una femmina, no? Già fatto mancare una femmina. Voglio comunque una sciuta detta. Proviamo a mangiare 9 svizzero? No, 9. Ma sui 9, sono messi qua. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, salve, saluta a voi. Ciao ragazzi, ciao, mi mancherete. Ciao, ciao, ciao. Pensavate che il vlog fosse finito? Loro si pensavano. Pensavate? No. Sono stati brutti.